Una sfilata inclusiva per condurre gli spettatori in un viaggio incentrato sulla donna. Dammi la possibilità di parlare è l'evento organizzato dalla coach stylist Sabrina Altamura, che ha animato gli spazi del centro polivalente Villa Guastamacchia nella serata di sabato 11 settembre a Trani. L'idea di Daniela Raffaele, titolare di Clito Rosso Art Gallery, è stata quella di rievocare il percorso ultraterreno di Dante Alighieri, filo rosso dell'intera serata, attraverso citazioni letterarie e costumi. In particolare è stata evocata la condizione delle donne afghane, soffocate dal regime talebano. Per me l'arte ha un potere salvifico, perché attraverso l'arte noi lanciamo messaggi che possono portare alla riflessione su tematiche sociali molto importanti. Questo è stato un viaggio che ha visto la donna e soprattutto attraverso citazioni, attraverso Dante, abbiamo scoperto quanto la donna possa essere importante per la nostra umanità. Un'umanità purtroppo in preda alla follia dei peccati capitali, ma attraverso l'amore, perché l'amore può tutto e la donna può tutto, riusciamo a salvarci. Le donne alle quali al giorno d'oggi non è ancora superfluo ricordare di dover concedere la possibilità di esprimersi liberamente sono state valorizzate nelle loro diversità grazie a Sabrina Altamura, che ha sapientemente portato a termine tale progetto di moda inclusiva facendo scendere in passerella modelle dalle caratteristiche uniche, un messaggio di unicità della persona in quanto tale. La moda siamo noi, tutte le donne, la moda anche è quello, è libertà. Libertà di scendere in passerella con tutte le caratteristiche belle che noi abbiamo, perché noi siamo uniche, quindi la curvy, la donna oncologica, e quindi ho voluto unire questo proprio come messaggio di unicità, perché in questo momento le sorelle dell'Afghanistan stanno subendo violenze e quindi ci sentiamo molto vicine a loro, perché comunque sono legate anche alle nostre donne italiane che in questo momento stanno subendo violenza, ma anche le donne oncologiche, perché in questo periodo particolare del Covid non hanno avuto la possibilità magari di curarsi diciamo come volevano, e quindi diciamo è questo che mi ha spinta proprio a volere questo evento a tutti i costi.